Marocco, niente convocazione per ora, spera nella Spagna. Niente Marocco per Brahim Diaz. Ora vediamo se il milanista verrà chiamato dalla Spagna. Settimana decisiva questa per la vita calcistica del ragazzo nato a Malaga da padre marocchino. Walid Regragui e Luis de la Fuente sono chiamati a dare la lista di convocati per le amichevoli con Brasile e Perù, Marocco, e per le partite ufficiali per 2024 Euro con Norvegia e Scozia, Spagna. Il City marocchino ha appena reso noti i suoi convocati, e Brahim Diaz non c'è. Dall'Italia sono stati chiamati Amrabat, Sabiri e Khedira, tutti presenti al grande mondiale dei leoni dell'Atlas, ma non Brahim, che evidentemente deve aver fatto sapere a Regragui, che l'ha cercato, di avere altre idee in ambito di nazionale. Venerdì potrebbe invece rientrare tra i nomi scelti da De La Fuente, atteso alla prima convocazione dopo la sostituzione di Luis Enrique. Brahim ha già giocato con l'attuale City spagnolo, e ai suoi ordini ha debuttato con la Roja, segnando un gran gol, in una strana partita condizionata dalla quarantena per Covid degli uomini di Luis Enrique. Tra l'altro la Spagna con la Norvegia gioca alla Rosaleda di Malaga, la città di Brahim Diaz. Un motivo in più per attendersi la chiamata da parte della Roja, che se venisse accettata sarebbe definitiva.